Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Tu che hai parlato per mezzo dei profeti, parla ancora ai nostri cuori per mezzo dei loro scritti. Amen. Ecco. Siamo al capitolo 12, versetto 37, ed è la 31esima puntata. Stiamo concludendo le piaghe d'Egitto, assisteremo alla partenza del popolo per la terra promessa. Ecco, qui vi leggo dal versetto 37. Gli israeliti partirono da Ramses alla volta di Succot, in numero di 600.000 uomini capaci di camminare, senza contare i bambini. Chiaramente questo è uno sproposito, perché è vero che erano andati giù nel 1700 circa, quindi 450 anni prima, ma erano in 70 allora, anche lì numero simbolico. Adesso 600.000 sono numeri simbolici, no? Usiamo anche noi tante volte i numeri in maniera simbolica. Andiamo a far quattro passi? Guarda, abbiamo fatto due chiacchiere e non è né quattro né due, no? Piantala che te l'ho detto 100 volte, dai! Non è che te l'ho detto, cioè, i numeri tante volte sono simbolici. Inoltre una grande massa di gente promiscua, cioè non di pura razza ebraica, magari gente prigioniera, gente catturata dagli egiziani nelle battaglie con altri popoli. Cosa volete? I disgraziati si uniscono con i disgraziati, i poveretti con i poveretti. Una gran massa di gente promiscua partì con loro, insieme gregi e armenti in gran numero. Fece loro cuocere la pasta che avevano portata dall'Egitto in forma di focacce azime, perché non avevano avuto il tempo di farla lievitare. Erano infatti scacciati dall'Egitto e non avevano potuto indugiare e non avevano neanche potuto procurarsi provviste per il viaggio. Il tempo durante il quale gli israeliti abitarono in Egitto, vi ricordate dai tempi in cui Giuseppe è stato reso prigioniero, suo padre Giacobbe, ricorderete, no? Fu di 430 anni. Ecco, e al termine dei 430 anni, proprio in quel giorno, figurati, vi sottolineo queste cose perché impariamo a leggere la scrittura, che è vera, però non è un resoconto da ufficio comunale, insomma, no? Immaginate che qui siamo 3200 anni prima di Cristo, figuratevi. Ancora oggi in Africa ci sono alcune popolazioni indigene che non hanno l'anagrafe. Immaginate se 3200 anni fa potevano avere. Quindi dobbiamo essere capaci di non fermarci alla precisione. Con ciò non dobbiamo dire allora tutta una storia, tutta un'invenzione, no? Al termine di questi 430 anni, proprio in quel giorno, tutte le schiere del Signore uscirono dal paese d'Egitto. Notte di veglia fu questa per il Signore per farli uscire dal paese d'Egitto. Questa sarà una notte di veglia in onore del Signore per tutti gli israeliti, una generazione dopo l'altra. Ecco.
Poi riassumiamo il versetto dopo, no? In cui il Signore dice: questo è il rito della Pasqua. Che mi spiace anche saltare, perché dovremmo saltare altre parti, ma queste sono le parti fondanti dell'ebraismo e anche del cristianesimo, perché è la nostra radice. Leggiamo, dai. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: questo è il rito della Pasqua, nessun straniero ne deve mangiare. Quanto ad ogni schiavo che voi però avete conquistato o acquistato con denaro, lo circonciderai. E allora, con questo rito, farà parte del tuo popolo e allora potrà mangiare. Ma l'avventizio, quello di passaggio, è il mercenario, quello che tu hai comperato perché ti serva come schiavo, non ne mangeranno. Si mangerà in una sola casa, per ceppo familiare. Non ne porterai la carne fuori di casa e non ne spezzerai alcun osso. Vi ricordate questa frase a che cosa allude? Al Signore Gesù sulla croce non gli fu spezzato nessun osso, che di solito per vedere se erano morti o per affrettare la loro morte ai crocifissi, gli spezzavano le ossa delle gambe. Perché? Perché il crocifisso era appeso, col peso così, però anche i piedi erano inchiodati e con uno sforzo pauroso il crocifisso, facendo sforzo sui piedi inchiodati, tirava su la cassa toracica per respirare, no? Ma se io gli rompo le ossa delle gambe, non può più far sforzo sulle gambe, e allora tutto il corpo è lì giù, e muore per asfissia. Questa era. Erano sadici, meno di oggi, meno di oggi. Almeno lì li uccidevano così. Oggi gli spezzano le dighe per invadere i loro paesi, per farli a morire come della. Mamma mia. Le fosse comuni, i bambini seviziati. Ah, guarda, perché c'è ancora il diavolo, sorella mia? Gesù Cristo è venuto sulla terra per che cosa? Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Ma noi ci dimentichiamo sempre. Ci dimentichiamo le malattie. Le torture, il torturare una creatura, il torturarla. Tu pensa, non vi sto a dire alcune torture per non farvi inorridire, ma ve ne dico solo una. Infilavano gli spilli sotto le unghie. Tu capisci cosa vuol dire? Ma questo ancora oggi, dove si torturano le creature di Dio. Non gli spezzerete alcun osso a questo agnello pasquale. E Gesù, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, non gli sarà spezzato alcun osso. È il nuovo. Io mi dilungo su questi passaggi perché anche la nostra Pasqua, il nostro cristianesimo è basato su queste cose. Se le capiamo bene, capiamo anche, capite? Tutta la comunità di Israele la celebrerà. Se un forestiero è domiciliato presso di te e vuol partecipare anche lui, prima devi circoncidere ogni maschio per dire: fai parte di questo popolo. La stessa cosa, non può partecipare alla messa e fare la comunione chi non è battezzato. Chiaro il parallelo? Non lo sapevi? Chi non è battezzato, il battesimo è il portone d'ingresso nella Chiesa. Non può fare matrimonio religioso se almeno uno dei due non è battezzato. Se uno è battezzato, anche se l'altro è musulmano o l'altro è agnostico, si fa un matrimonio di mista religione. Ma
almeno uno deve essere battezzato, se no niente confessione, niente comunione. Il battesimo è la porta d'ingresso nella Chiesa, è la porta d'ingresso di tutti i sacramenti. Per gli ebrei era la circoncisione. Ancora adesso? Ancora oggi, certo. Ma nessun non circonciso ne deve mangiare. E così, capitolo 13. Interessante anche questo, abbiate pazienza, andiamo avanti con calma, poi per il resto della Bibbia andremo avanti ancora con calma. Perché non so quanta gente avrà la possibilità di leggersi la Bibbia come lo stiamo facendo noi adesso. Guardate, c'è diverse persone che mi incoraggiano a continuare, dicono che bello Don Ambrogio, sa che io, proprio come dice lei, mentre stiro, mentre faccio giù la polvere, me la ascolto. E così conosco. Gesù è stato circonciso. Perché noi cristiani allora no? Allora, perché noi cristiani no? Mi dispiace di questa domanda, non avete capito quello che Gesù Cristo è venuto a rinnovare, no? Tant'è vero che questa stessa questione l'hanno fatta a San Paolo. Bisogna circoncidere quelli che dai pagani si fanno cristiani. E Gesù ha detto no, e Paolo ha detto no. Questa era la legge antica, era la prima alleanza. Ma Gesù Cristo è venuto per la seconda, per la nuova ed eterna alleanza. Ma lui ha detto di non circoncidere Gesù. Tutto il popolo cristiano ha vissuto questo. Non è che ogni cosa che fa la Chiesa devi trovarla nel Vangelo. Ti faccio un altro esempio. L'unzione dei malati, l'estrema unzione, Gesù ha mai detto di darla? No, però sta scritta nella lettera di... Ah, non lo sapete? Ma pensa, nella lettera di San Giacomo. Sta scritto questo. Vi pare? D'altra parte Gesù non ha mai neanche detto di consacrare i preti. Ha semplicemente detto, questa Eucaristia che ho fatto... la farete in memoria di me. Dunque, tu, apostolo, avrai lo stesso potere che Gesù Cristo ha avuto. Dimmi. Da qui apriamo il discorso su tante cose. Io sto facendo catechismo, anche l'ho appena fatta, l'unzione dei malati, e la puoi trovare su YouTube. Se una persona muore senza ricevere l'unzione dei malati, il Signore la giudicherà per come si trova. L'unzione dei malati ti perdona i peccati, ma tu puoi avere il perdono dei peccati anche con un Gesù mio misericordia. Il ladrone sulla croce non ha ricevuto l'unzione dei malati. Eppure Gesù gli ha detto, addirittura se un bambino non viene battezzato, il Signore lo salva ugualmente. Una volta la Chiesa parlava del limbo, no? Perché? Perché è interessante conoscere, amici, perché si diceva che per salvarsi bisogna avere il battesimo. È vero. Ma se uno non può ricevere il battesimo perché è di un'altra religione, o perché muore durante, o perché tu vuoi che Dio, che l'ha creato, non lo voglia salvare, è una sua creatura, salverà anche i musulmani. E come no? Sono sue creature oppure no? Ah, oh, ma allora mi faccio musulmano? No, fai cristiano, che è più meglio, no? Vedete quanto, scusate se io sono un po' così banale, ma non è banalità questa. Il fatto è che noi cristiani abbiamo bisogno di catechesi, di catechismo. E io, così insomma, siccome io non mi ritiro quando c'è da lavorare, sono chiamato un po' da tutta Italia, anche con Zoom,
all'inizio della settimana, o la fine settimana scorsa, mi hanno chiamato, dopo essersi d'accordo, con Palermo, dove c'era un gruppo di preghiera. Siccome mi conoscono come esorcista, ormai grazie a YouTube, vabbè, insomma. Don, vuol dire un po' di rosario con noi? Sì, collegati. Non ci farebbe la catechesi? E no, Andate su YouTube e trovate già 200 catechesi mie o così. E lunedì un gruppetto di persone consacrate, laiche, i focolarini, no? Che sono consacrati alcuni, non tutti, ma che vivono in focolare, mi hanno detto, mi conoscono, Don, ci faresti una catechesi sul tuo ministero che fai? Allora ci siamo collegati col focolare maschile, il focolare femminile, e io qui mi hanno lanciato il loro link e io per un'ora e mezza ho parlato del mio ministero. Erano felicissimi, Don, ma nessuno ci dice mai queste cose, non le conoscono neanche i preti. C'è bisogno di tanta formazione. Io ho in mente sempre San Carlo. San Carlo è vissuto nel 1500. San Carlo ha trovato una chiesa povera di cultura, povera, e ha istituito tra le prime cose le scuole della dottrina cristiana. Dicono i dati che ha trovato anche sacerdoti che non sapevano quasi dire la messa, che sapevano bofonchiare a malapena il Padre Nostro, che avevano concubine, che avevano... La Chiesa ne ha attraversati, amici, e se il Signore l'ha tirata fuori dagli stracci di allora, guardate che la tirerà fuori dagli stracci anche adesso, se noi chiediamo lo Spirito Santo. Beh, insomma, San Carlo istituì la scuola della dottrina cristiana, in cui convocava nelle chiese i parroci, convocavano alla domenica pomeriggio, mattino alla messa, il pomeriggio faceva la dottrina, e c'erano le chiese divise rigorosamente maschi e femmine, anche fino a 50 anni fa era ancora così, era ancora... Lì addirittura c'era una tenda in mezzo alla chiesa, da una parte c'erano le maschi, da parte le femmine, da parte... Ecco, no? Come fanno i musulmani, come fanno gli ebrei, che ne do così. Quindi il cristianesimo un po' è migliorato, diciamo, ecco, no? Per così. E ha fatto la scuola della dottrina cristiana, pensate che è esistita fino a 50 anni fa. Il mio nonno e la mia nonna andavano a messa la mattina, poi al pomeriggio andavano a dutrinetta, in dialetto lombardo, alla dottrinetta. Non so se anche il meridione c'era, questa c'era anche il meridione. Beh, questo risale ai tempi di San Carlo, dimmi. Io sono contento anche di queste vostre domande fuori tema che mi fate, perché insisto nel dire che il cristiano ha bisogno di istruzione religiosa, ha bisogno di studiare la sua fede, ha bisogno, purtroppo io lo dico, lo ripeto, io mi spendo, lo faccio con queste lezioni sulla Bibbia, lo faccio col catechismo della Chiesa Cattolica, lo faccio preparando al venerdì sera tutta la liturgia della domenica. Io ringrazio chi di voi viene e poi chiudo gli occhi per quelli che non vengono e dico, Gesù, se c'è un po' di delusione, ma io la offro a te. Chissà i papà e le mamme quante delusioni devono offrire a Dio per le loro famiglie, chissà quanto. È un prete, la sua famiglia e la sua parrocchia, e offriamo così. Però ringrazio voi, pochi, o gli altri del venerdì, o gli altri che ascoltano, che vedono e che partecipano, e che mi permette, perché questa lezione io poi la pubblico su YouTube, e lì ci sono centinaia e migliaia di persone che vanno ad attingerla e l'ascoltano, persino qualche sacerdote, che a me pare di fare delle cose proprio
banali, banali, no? Qualche sacerdote mi incoraggia e mi dice: bravo, bravo, vai avanti. C'è tanta gente che l'ha capita. Ah, penso. Ragazzi, ma così impieghiamo. E va bene, ma fa niente, dai, fa niente, fa niente. Abbiamo più vite più tempo. Abbiamo. Allora leggo il capitolo 13. Il Signore disse a Mosè: consacrami ogni primogenito, il primo parto di ogni madre tra gli israeliti, sia tra gli uomini che tra gli animali, esso appartiene a me. Perché il primogenito, amici? Perché? Ah, non lo sapete, ma ve l'ho detto. Perché l'angelo era passato a uccidere i primogeniti degli egiziani. Erano stati salvati quelli degli ebrei che avevano messo sugli stipiti delle loro porte il sangue. E qui vedete che rimanda anche questo all'agnello di Dio, il sangue dell'agnello. E allora anche Gesù, che era ebreo, nato, è stato portato da Maria e da Giuseppe a essere riscattato, perché era il primogenito, con due tortole. Ma deriva da questo, capite? Mosè disse al popolo: ricordati di questo giorno, e ancora oggi gli ebrei lo ricordano, nel quale siete usciti dall'Egitto, dalla condizione servile, perché con mano potente il Signore vi ha fatto uscire di là. Non si mangi ciò che è lievitato, a memoria delle focacce azime, non lievitate, no? Oggi voi uscite nel mese di Abib, quando il Signore vi ha fatto entrare nel paese del Cananeo, dell'Ittita, dell'Amorreo, dell'Eveo, del Jebuseo, la terra di Israele, era prima che arrivassero gli ebrei. Non è che c'era il deserto, era già abitata da queste. Tant'è vero che poi si racconterà tutta la fatica che hanno fatto gli ebrei per potersi stabilire in questa terra che era già occupata. Ne ragioneremo. Che il Signore ha giurato ai tuoi padri di dare a te. È una terra dove scorre latte e miele. Allora tu compirai questo rito in questo mese. Cosa vuol dire una terra dove scorre latte e miele? Dove c'è tanta abbondanza. Dove c'è abbondanza, ma perché proprio di latte e di miele? Perché sono i prodotti più importanti. No, il più importante è il pane. Allora il latte vuol dire, se in quella terra ci sarà latte, vuol dire che ci saranno bestie al pascolo. Per andare bestia al pascolo vuol dire che non sarà terra desertica, ma sarà terra come poco o tanto ci sarà nutrimento per gli animali. Scorrerà il latte, scorrerà fiumi, no? E miele, perché miele? Perché ci saranno i fiori, le api andranno su, preleveranno il polline, torneranno nelle loro aie, nelle loro arnie, lo elaboreranno, faranno il miele. Oh, latte e miele, ragazzi, è come dire oggi pasticcini e champagne, è come dire questa roba qui. Per 7 giorni mangerai azimi, nel 7° giorno vi sarà una festa in onore del Signore. In quel giorno, il 7°, tu istruirai tuo figlio. È a causa di quanto ha fatto il Signore per me quando sono uscito dall'Egitto. Vedete com'è importante che la famiglia trasmetta la fede. E questo avviene ancora oggi, perché se si battezza un figlio è perché la famiglia lo vuole. Non è che il prete va là e dice: ah, signora, lei è nato un figlio, cioè, me lo dia, guardi che glielo battezzo e poi glielo restituisco. No, tant'è vero, se la mamma e il papà non vogliono battezzarlo, anche se la nonna ha il crepacuore, non viene battezzato. Capito? Se la nonna crede per il figlio,
se la nonna prega per il figlio non battezzato, fa bene, ma non deve battezzarlo di nascosto. No, è capitato, c'è in giro un film adesso, Sequestrato mi pare, non so, in cui si parla che nel 1800 e rotti una donna di servizio, io non l'ho visto, ma quello che ho orecchiato, presso una famiglia ebrea, battezza un bambino ebreo, naturalmente senza che i genitori lo sapessero. Ora il Papa era Papa e re, ha fatto sottrarre, perché era nei territori della Chiesa del Vaticano, ha fatto sottrarre questo bambino per educarlo secondo la cristianità. Poi è diventato addirittura prete, così insomma, no? Una cosa un po' buia, una pagina un po' buia, perché non si può un sacramento darlo per forza, non si può. E quindi io addirittura ho ricevuto, no? Intanto dico cose che magari servono anche ad altri. Ero in una grande parrocchia, mi arriva una donna, dice: sai, io ho un bambino di 3 anni, 4 anni, l'ho avuto da suo papà che era musulmano, naturalmente non è battezzato. Poi suo padre mi ha lasciato, se n'è andato, è sparito, non so neanche dove sia più. Io vorrei battezzarlo. Io non sono stato avveduto. Io ho chiesto: ma tua madre, tuo padre, cioè, suo papà non c'è più, però i tuoi sono? Oh sì. Io l'ho battezzato. 2 mesi dopo mi arriva una telefonata dalla curia. Don Ambrogio, c'è qui in curia un avvocato arabo che è venuto a chiedere ragione perché tu hai battezzato un bambino, figlio di un arabo, senza il benestare del papà. Io sono rimasto di gesso. Però ho detto: sì, sono stato un po' superficiale, però la mamma mi ha detto che il papà era scomparso, pensavo che fosse assolutamente, non le dava né sussidi alimentari, non arrivava, era scomparsa. Poi la cosa si è risolta, perché il bambino era battezzato, insomma, cosa ci devo fare? Però di per sé non avevano torto loro, perché una donna separata, se ha un bambino, qualsiasi cosa che deve fare deve avere il consenso del papà, anche se è separata. Anche se deve scriverlo alla palestra, deve avere il consenso, figurati, per battezzarlo. L'ho detto perché lo si sappia, anche quelli che ascolteranno, ci saranno sacerdoti meno distratti di me, perché era una cosa che io sapevo, ma non ci ho posto mente in quella roba lì. E quindi, figurati. Ma è vero che una qualsiasi persona di Dio può battezzare? Certo. Io questo l'ho spiegato anche nel catechismo. Certo.